C'è chi piace e chi non piace. Quest'anno il Carnevale di Fano non è mai mancato così tanto nel cuore di ogni cittadino fanese, ma soprattutto nei bambini, unico momento di svago e divertimento da trascorrere insieme ai carri allegorici, mascherate, musica e cioccolate. Per il momento l'ente carnevalesca ha presentato questa mattina in conferenza stampa il programma della settimana grassa in versione digitale che va dall'11 fino al 16 febbraio e visibile esclusivamente sui canali social del Carnevale di Fano e in esclusiva sul canale 17 di Fano TV. Saranno degli eventi, come sapete, il Carnevale è dedicato a Dante quest'anno, quindi degli eventi che dissacreranno in qualche modo Dante e faranno vedere Dante da un altro punto di vista, più comico, più come magari non ce lo immaginiamo. Si partirà appunto da giovedì 11 febbraio alle ore 21 dal piazzale della Fabbrica del Carnevale, dove partirà la manifestazione con momenti divertenti e il rito della consegna delle chiavi della città e la fascia tricolore al sindaco del Carnevale, ovvero Dante Alighieri, impersonato da Sandro Fabiani. Il 12 febbraio spazio poi al veglione di Carnevale con l'esibizione dal Teatro della Fortuna alle ore 18 del DJ Joe T. Vannelli con musica house ed elettronica. Sabato 13 febbraio alle ore 21 ancora spazio alle note con l'ouverture di Carnevale sempre all'interno del teatro, dove l'Orchestra Sinfonica Rossini si esibirà con brani adatti alla manifestazione e al tema di quest'anno. Sarà ovviamente dedicato all'amore l'appuntamento di domenica 14 febbraio, sempre alle ore 21, con la recitazione di Paolo e Francesca. Direttamente dalla loro stanza all'interno del castello di Gradara, i protagonisti prenderanno vita grazie agli attori che impersoneranno i due amanti nel canto quinto dell'inferno, tradotto in questo caso in dialetto fanese. Il penultimo appuntamento è dedicato al canto ventunesimo dell'inferno, che di fatto dà il titolo al Carnevale di Fano 2021, sempre tradotto in dialetto fanese e in programma per lunedì 15, sempre alle ore 21. Infine, il 16 febbraio, gran finale della manifestazione. L'ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso, dove appunto i poteri verranno riconsegnati al sindaco Massimo Seri e poi bruceremo il pupo, come di tradizione entreremo nella quaresima. La consulenza artistica dell'evento e delle manifestazioni del settecentenario dantesco è stata affidata a Pietro Conversano, mentre i contenuti video sono stati curati da Henry Secchiaroli in collaborazione con Massimo Radi per le riprese aeree e la direzione tecnica di Enrico Terminesi. Durante la conferenza presente anche l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli. Anche in questo momento così importante è per noi fondamentale mantenere questo carattere di Fano città del Carnevale, quindi devo ringraziare veramente tutte le maestranze perché si sono messe in gioco, l'ente carnevalesca, il coinvolgimento con tutte le associazioni della zona perché stanno lavorando a pieno per realizzare questo. Nel frattempo, pur monitorando la situazione Covid nel nostro paese e in un miglioramento nei prossimi mesi, l'ente sta già pensando ad un format dove poter comunque recuperare l'evento ormai perso dell'edizione invernale. È vero che la settimana grassa sarà in streaming, ma quest'estate contiamo di fare degli eventi, di fare il carnevale in presenza, vedremo come, con tutte le precauzioni, ma comunque vedrete i nostri grandi carri esposti fuori e vedremo cosa riusciremo a fare, ma i carri ci saranno, il carnevale ci sarà e quindi buon carnevale.